Dal Vangelo secondo San Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservato fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dalla ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò via rattristato, poiché possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono tante cose, cioè le ricchezze, entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati delle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E allora chi può essere salvato? E Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore, loda a te, o Cristo. L'acclamazione al Vangelo: Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Dal Salmo 31: Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. E dal libro del Siracide, come prima lettura: Volgiti all'Altissimi e allontanati dall'ingiustizia. Cari fratelli e sorelle, dice Gesù, una cosa sola gli manca, mi manca, ci manca. Vendiamo tutto quello che abbiamo e seguiamo nostro Signore Gesù Cristo.